È iniziato a Teramo il processo per inquinamento ambientale al sistema acquifero del Gran Sasso. Imputate 10 persone, rappresentanti dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Ruzzo Reti e Strada dei Parchi. All'apertura dell'udienza sono state depositate 14 istanze di costituzioni di parte civile tra enti e associazioni ambientaliste. Il giudice monocratico Lorenzo Prudenzano ha concesso alla difesa di esaminare la corposa documentazione prodotta e rinviato dibattimento e decisione sulle costituzioni al 7 ottobre prossimo. E mentre si teneva questa prima udienza, fuori dai cancelli del Tribunale di Teramo, si è svolto un sit-in di protesta del movimento Mobilitazione per l'Acqua del Gran Sasso. Il rappresentante Augusto De Sanctis ha svelato documenti inediti su presunte inadempienze, ma anche su uno sconosciuto progetto di realizzare un nuovo laboratorio di fisica nucleare a Tossicia proprio per allontanarsi dalle sorgenti, pensato già nel 2007. Oggi inizia questo importante processo al quale voi avete contribuito. Beh, noi abbiamo fatto 9 esposti, siamo stati sentiti dai 9 come persone informate dei fatti e abbiamo dato un contributo anche dando molti documenti alla Procura. In quegli anni, 2007-2012, i laboratori di fisica nucleare avevano anche addirittura progettato un laboratorio B da realizzare o a Tossicia o a Camarda, c'erano pure gli elaborati progettuali, per allontanarsi dall'acqua e dal parco, quindi dimostrando una piena consapevolezza delle criticità che il loro laboratorio comporta per il bene per eccellenza, l'acqua. E intanto l'acqua costa sempre di più. Questo è un altro aspetto veramente che è una beffa dopo quello che stiamo vedendo, perché i NOE con le loro inchieste e le loro indagini hanno accertato per esempio che il reticolo da cui si prendeva l'acqua dai laboratori in particolare e in generale dal Gran Sasso erano veramente quasi in stato d'abbandono, sicuramente non a norma rispetto agli standard igienico-sanitari, e questo è un aspetto molto molto grave. Adesso vedremo se sono reati, però quello è un fatto incontrovertibile, tanto è che il governo adesso ha dovuto mettere un commissario per mettere in sicurezza le opere di captazione e i tunnel autostradali. Certo però che non vediamo opere in corso e soprattutto noi chiediamo l'allontanamento delle 2300 tonnellate di sostanze pericolose dal Gran Sasso nei laboratori in 2 dei 20 esperimenti, perché è inconcepibile che in una situazione di mancanza di sicurezza si continui a fare come se nulla fosse.